qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, così recitava un fumetto di altri tempi. Domani invece niente avventura, ma solo testa bassa, concentrazione, voglia totale di battere l'Augusta. Via ai playoff dunque, gara 1 dei quarti, ore 20, al Palaroma di Montesilvano. Attenzione, già si tornerà al Palaroma. Obiettivo unico, lo scudetto, vista gran richiesta, l'acqua e sapone Unigrossa è chiamata a un'altra impresa, resa più complicata dallo spessore qualitativo delle 8 finaliste, team siciliano compreso, ma le ultime vicissitudini l'hanno un bel po' indebolito. Sulla carta un turno dunque abbordabile, proprio perché la matricola sicula non è quella dell'avvio di stagione, ma Perez ha abituato da tempo i suoi a diffidare, per cui l'attenzione sarà estrema, semmai indirizzata verso un risparmio di energie, evitando possibilmente gara 3. Gara 2 in programma sabato 4 alle 19 ad Augusta, diretta Sport Italia. Una buona opportunità per gestire le forze ed eludere rischi di varia natura, tanto più in vista, dalla semifinale in poi, di partite decisamente più insidiose e impegnative. Ciò non toglie che i nerazzurri del Press Barbarossa rispetteranno il quintetto del Maritime dei vari Bisoni, Pulvirenti e compagni, ci mancherebbe. Il tecnico iberico avrà a disposizione l'intera rosa, ciacchi endemici a parte, un motivo in più per alimentare l'ottimismo. Appuntamento, ripetiamo, domani 1 maggio al Palaroma di Montesilvano, ore 20, per gara 1, quarti di finale scudetto. Il menù dice acqua e sapone Unigross, Maritime Augusta, un piatto da gustare.